la sala stampa di Internazionale alle nostre spalle, terminiamo finalmente, si può dire finalmente? Finalmente dopo 72 ore questa diretta video racconti dal Festival di Internazionale qui a Ferrara. Grandissimo successo di pubblico. Bill Elmott, ex direttore dell'Economist, Sergio Romano, Tito Boeri sono stati i personaggi più importanti di questa ultima giornata di domenica qui all'Internazionale. Nell'ultimo video racconto vi presenteremo l'intervista a Mario Calabresi, direttore della stampa, Roberto Saviano, che ha ricevuto una standing ovation all'inizio e alla fine del suo bellissimo discorso sulle mafie SPA, e poi la promessa di Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara, di una quarta edizione qui a Ferrara, ai microfoni di Edoardo Rosso. Grazie. La fila che comincia dalla Piazza del Duomo per giungere fino all'ingresso del teatro, 4.000 persone, stima degli organizzatori, era la folla raccoltasi per seguire la conferenza con ospite Roberto Saviano. Ma andiamo a vedere come hanno accolto l'ingresso sul palco dell'autore di Gomorra. Liquidità di denaro all'interno dei clan camorristici vuol dire stipendi per le famiglie. Vuol dire che se tutti i pagamenti arriveranno in tempo, nessuno si potrà lamentare. E allora la prima domanda è proprio questa: come si genera la liquidità di denaro all'interno dei clan? Stiamo parlando degli anni 90, il conflitto tra la famiglia e NCO, la cosa molto organizzata, era uno dei conflitti che portava più sangue in assoluto nel mondo in quel momento. E la NCO implode perché, come dicevi, Cutolo inizia a investire tantissimo denaro contando sull'appoggio politico. Lui aveva fatto scarcerare dal carcere del DDR Cirillo, quindi lui era convinto di avere le spalle coperte dal sistema politico e quindi non bada alla liquidità. La liquidità diventa fondamentale per un cartello per sopraffare l'altro, perché liquidità significa, come dicevo, possibilità di gestire un territorio. In questa fase è molto strano, dei cartelli si trovano in difficoltà perché non gestiscono il narcotraffico. Ci sono moltissimi cartelli che hanno già fatto un salto in avanti, per cui detestano rischiare nell'ambito del narcotraffico e fanno soltanto cemento. Ma lì la crisi è arrivata nel settore immobiliare e quindi si trovano con difficoltà sul piano della liquidità e stanno infatti vertiginosamente cercando di tornare alla coca, perché è la coca che dà tantissima, coca, eroina, in parte anche l'hashish, che dà tantissima liquidità. I talebani finanziano la loro guerra attraverso la vendita dell'eroina ed è proprio lì che si genera il cortocircuito che porta alla morte dei nostri giovani soldati italiani. È successo che sono caduti para italiani, meridionali, in Afghanistan. Venivano tutti da territori devastati negli anni precedenti dal traffico di eroina. La Campania, la Puglia, la parte della Puglia che aveva avuto più problemi con il narcotraffico, la Sardegna. Ma fa abbastanza impressione vedere che uomini che si sono arruolati, ragazzi che si sono arruolati nell'esercito, vanno per guadagnare di più e perché credono vita, un lavoro diverso in Afghanistan e muoiono uccisi da una guerriglia finanziata dal narcotraffico e molto probabilmente loro si sono arruolati perché il loro territorio era stato devastato dalle organizzazioni che con il narcotraffico e molte altre cose avevano reso la loro vita impossibile, la vita di moltissima parte del sud impossibile. È un cortocircuito che non era difficile da osservare, eppure anche qui silenzio. La casa dello studente all'Aquila, il disastro di Messina di pochi giorni fa. Anche qui l'ombra dei clan nell'uso del cemento. Bisognerebbe smettere di usare questa espressione consolatoria di tragedia naturale, perché una cosa del genere, se fosse accaduta per esempio a Los Angeles, non avrebbe forse neanche fatto notizia, nel senso la scossa d'Abruzzo, per esempio, non avrebbe neanche fatto notizia. Se ci fosse stata una slavina, sarebbe stata assorbita da quello che sono le norme ordinarie per organizzare una città. Invece il cemento abusivo e non la natura hanno ucciso le persone in missione. Le organizzazioni si stanno, da questo da sempre, legando al ciclo del cemento.
Addirittura, prima Mario parlava di una cattiva qualità del cemento, addirittura la guerra che sta avvenendo oggi in Italia, non soltanto in Italia, è che le imprese delle organizzazioni criminali legate ai boss numeri uno fanno un ottimo cemento e quindi costruiscono bene gli appalti che vincono. Le organizzazioni più deboli devono sfruttare altri margini di guadagno e quindi costruiscono male. Male che significa? La parte maggiore del cemento utilizzato anche qui, in questi territori, più nel modenese, ma anche qui, viene dal sud Italia e viene spessissimo saccheggiato alle spiagge del sud Italia. L'organizzazione più capace riesce a purificare la sabbia dalla salsedine, quindi a farne poi cemento. Le organizzazioni meno capaci prendono quella dannata sabbia, come è successo anche in Abruzzo, ne fanno cemento e la salsedine lentamente si mangia il ferro dei pilastri, come dannatamente è successo in Abruzzo, alla Casa dello Studente. Questa è una delle grandi differenze che non ci spiegano di come certe imprese lavorano il cemento e di come certe imprese costruiscono. E infine, l'augurio più bello, che si torni a utilizzare quelle parole sottratteci dai clan mafiosi. Impediamo che ci impongano le parole. Qui si sta parlando di mafia. Una parola che la mafia ci ha rubato è la parola onore. Gli uomini d'onore, no? Ci hanno rubato anche la parola famiglia, la famiglia, o addirittura la parola amico, amicizia, no? L'amico degli amici. Sono parole che loro si sono, di cui loro si sono appropriati. Oggi l'onore del paese, parola che mi piace, e che da meridionale sono stato educato con questa, anche questo ossessione, questo codice, d'onore. L'onore è qualcosa che risponde soltanto a te stesso, alla tua anima, indipendentemente dalle regole o dalla situazione in cui ti trovi. In questo momento onore significa, secondo me, impedire che ci possano toglierci le parole, che ci possano togliere la possibilità di dire liberamente ciò che vogliamo, la possibilità di raccontare il paese per com'è. Quindi credo che questa sera abbiamo difeso l'onore di questo paese. Sì, indubbiamente questo mostra che cosa? Che c'è una grande attenzione in Italia. C'è una grande attenzione, ma non lo dimostrano solo i festival come questo di internazionale, ma lo dimostrano cose come quando vediamo che ci sono le trasmissioni televisive più discusse, alla fine sono quelle che fanno più audience. E quando i giornali fanno inchieste o approfondimenti speciali e particolari, alla fine vendono di più. E questa è la dimostrazione che, a differenza di chi pensa che per vendere, per fare ascolti e per raccogliere persone si debba fare soltanto intrattenimento o spettacoli leggeri, questo non è assolutamente vero, si possono fare gli ascolti anche scommettendo sulle cose serie. Una battuta a conclusione di questo festival. Il festival cresce di numero, di interesse, è una grande soddisfazione perché significa che c'è gente che ha voglia di pensare, voglia di ragionare, voglia di discutere, quindi un'Italia diversa da quella che ci siamo abituati a vedere in giro. È una sfida per la città è orgogliosa, è contenta, mi pare che sia anche ospitale e preparata, bisogna che ci attrezziamo perché i numeri sono diventati importanti e quindi la gente vuole magari anche ascoltare dal vivo le cose, quindi bisognerà che ci attrezziamo anche con schermi, con piazze, con allargare un po' la città anche all'abbraccio verso questa gente che è cresciuta di numero. Quindi diciamo per il prossimo anno una quarta edizione la possiamo dare quasi per scontata. Per quanto mi riguarda è sicura. E magari con degli spazi anche più ampi per... Bisognerà trovare anche gli spazi più ampi, quindi o allungando o altrimenti si rimane concentrato in 3 giorni, bisogna che ci siano molti eventi per far modo che le persone diciamo così riescano almeno ad accedere a qualcuno di questi eventi, ecco, con anche strutture tecnologiche che ci consentono di mettere sulle piazze, io penso a Piazza Trento Trieste, a Piazza Ariostea, cioè allargare un po' il centro all'accoglienza. La ringrazio e comunque complimenti perché è stato evidentemente un successo.